Lavorate e costruite la pace attraverso il sacramento della confessione. La regina della pace suggerisce un metodo molto efficace per ottenere la pace interiore: riconciliarsi con Dio attraverso il sacramento della confessione. In effetti, noi non sappiamo in modo assolutamente certo di essere in grazia di Dio. Solo Lui sa, ed è per questo che in noi la coscienza ci richiama, e spesso la facciamo tacitare, dimenticando che è proprio Dio che ci parla anche attraverso di essa. Quando abbiamo come priorità il denaro, il potere o i piaceri della vita, queste cose non ci danno la serenità interiore, perché l'uomo non è fatto per accumulare cose materiali, ma per vivere con Dio per tutta l'eternità, in quanto siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Diceva Gesù: a che vale conquistare il mondo intero se poi uno perde la sua anima? Ricordiamo che l'anima è immortale, mentre le cose di questo mondo passano presto e da un momento all'altro Dio ci può chiamare a sé per rendergli conto dei talenti spirituali che ci ha dato. Per questo la cosa più importante è la sua grazia, che si ottiene nella vera conversione e nel chiedere a Dio perdono delle nostre mancanze col proposito di migliorare col suo aiuto, perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Dio ama coloro che lo cercano col cuore sincero, dice la Sacra Scrittura.